me piace Ibrahimovic tanto. Lo seguo da tanti anni fa e mi piace come giocatore e come persona. Forse perché sono alto come lui, forse anche la tecnica. In area salto come lui, quindi forse quelle cose là. Lui ha preso in prestito cose che ha imparato nel Taekwondo. Tu hai preso in prestito qualcosa dal basket? Dal basket? C'è forse il momento da quando devo partire a saltare, quando arriva la palla. Adesso voglio vedere se però te la cavi anche come coach nel basket. Come coach? In fase offensiva? In fase offensiva è importante solo fare il gol. Siamo così, lei va qua, io qui, lui qua. Poi ci sono Ciro in alto, Correa corre dove vuole, quindi dai, lo metto qui. Da Ciro si chiede profondità sempre e Tuku sta qua vicino a noi per essere più vicino, così noi abbiamo un giocatore più avanti per passare. Quindi poi abbiamo Quinti qua che devono correre tanto avanti e dietro, giochiamo tanto su Tuku e su Ciro. E Milinkovic cosa fa? E Milinkovic corre, gioca, tutto che lo chiedono. Ti ricordi qual è stata la prima partita in questo campionato in cui voi cinque avete giocato tutti insieme? Lazio-Cagliari. Primo gol da tanto tempo fa. Gol della Lazio al 12° minuto, la commozione addirittura, l'emozione di Sergej Milinkovic-Savic. Mi mancava e con quello gol ho lasciato tante pressioni dietro di me, perché l'anno scorso facevo tanti gol, qua hanno già iniziato a parlare come non lo faccio più. Io leggo tanto. Quindi quello è il problema mio, però va bene, guardavo sempre avanti, avevo tanti amici che erano con me, compagni, famiglia. Era un periodo, posso dire, brutto, però questa stagione sono forse un po' più dietro, perché tante partite gioca lui, quindi lui è più avanti, un po' più dietro. Però, come dico tante volte, non è tanto importante per me fare tanti gol, è sempre dare il massimo e aiutare la squadra per vincere ogni partita. Quest'estate, quando il presidente Lo Tito ha detto che erano arrivate tante offerte per te, anche una all'ultimo giorno di mercato, un giocatore come vive quei giorni in cui non sa cosa sarà della sua carriera? No, ma io sapevo quegli ultimi giorni che rimango qui, quindi ero già concentrato qua. Quello che è uscito ultimi giorni, non, sicuramente che ho letto, però non mi interessava troppo perché già sapevo che sto qui e che rimango qua e ero già concentrato qua. E adesso su cosa è concentrato il sergente? Io su queste ultime partite per arrivare là dove già tanti anni vogliamo e anche andare avanti in Coppa Italia. E queste due partite che sono dietro di noi non abbiamo fatto come volevamo, però ci sono ancora tante partite da giocare. Quindi daremo sicuramente il massimo perché vogliamo tanto il quarto posto. Quella stagione dietro di noi era sicuramente una buona stagione per noi. Abbiamo giocato tante partite, tante vittorie, abbiamo vinto la Supercoppa, però abbiamo sbagliato l'ultima partita. Quindi questa stagione voglio che non aspettiamo quel momento, quindi se possiamo chiudere prima, provare a chiudere prima. Ciao!